4 minuti alla fine, che era lo stadio Flaminio? Lo stadio Flaminio, dico che con la miseria degli spettatori presenti che ci stanno ogni domenica allo stadio, la gente che vorrebbe lo stadio Flaminio sta dicendo un anacronismo, anche se il problema dei tifosi è stato completamente risolto da Luigi Salomone, perché ieri urlando in sala stampa ha detto che la colpa e il male della Lazio siamo io e te. Hai detto che la colpa è dello stadio vuoto e anche colpa di chi ha fatto passare il messaggio. La rovina della Lazio siete tu e Michele Plastino. Non è vero, ci sono testimoni. Perché tu estrapoli una frase. Voglio sentirla per intero. Se voglio sentire una frase, se no non vengo in trasmissione. Quello che riesco a capire, come fai a non vergognarti a stare qui? Addirittura adesso nel finale sta cosa. Tu ti dovresti vergognare a stare io mi vergogno di te, che non conosci il congiuntivo. Perché tu dovresti, pensare al tuo congiuntivo. Ma tu dovresti pensare innanzitutto a chiedere scusa a me, Michele. Aspetta, Stefano, che ha detto? È greco, è greco. Che cosa abbiamo fatto? Allora, capito, ho detto però. Questo gli ho spiegato anche rovina, più volte. Siete la rovina. Non è vero. Volete lo stadio vuoto e ci siete riusciti. Ma io ho detto questo, è stato fatto passare da alcuni comunicatori importanti, tra cui Michele, Stefano Greco, è stato fatto passare il messaggio che lo stadio vuoto avrebbe come strategia portato al fatto che Lotito se ne sarebbe andato. E io ho sempre detto che questa era una strategia perdente, perché Lotito non se ne sarebbe questa andato. Questa cosa hai detto? Questo gli ho detto. Urlando davanti alla sala stampa, era davanti al bagno della sala stampa, mentre tu mi hai detto che sono in malafede. Stefano, ovviamente adesso vale anche per me. La televisione non può essere uno strumento per questioni personali. Io dopo anni di Stefano Pantano sono vaccinato al fatto di essere messo così alla la rovina. Non ho detto la rovina, ho detto che se lo stadio vuoto si parlava dello stadio vuoto, io ho detto che se qualcuno ha fatto passare il messaggio andiamo a vedere la Lupa Roma, non andiamo più allo stadio, Io non l'ho mai detto, fermi, Stefano, siamo in televisione, un attimo solo, io ho detto della Lupa Roma, Luigi, guarda me, se sei un uomo, dopo Lazio Sassuolo, ho detto, se la situazione è questa, l'unica speranza sarebbe non andare a vedere la Lupa Roma, di rilevare una società di Lega Pro. La strategia era svuotiamo lo stadio, non compriamo il merchandising. Io ho detto e lo ripeto, Lega Pro si conquista con Lazio 1900, la Serie A, e se fa Lazio 1, Lazio 2, che tanto già ci siamo, Lazio 1 e Lazio 2. Questo io ho detto allora e non vedo perché non lo potessi dire. Poi io invece la chiudo in un'altra maniera, la chiudo Semplicemente gli stavo dicendo nel mio concetto da laziale,
Io invece ti ringrazio, perché se io comincio a pensare che veramente riesco a svuotare uno stadio, non era riferito, io cammino sulle acque, da una serie di comunicatori. Io, Benedetti e Greco, andiamo a camminare sulle acque, perché ragazzi, cioè, svogliamo un dato di fatto, è un dato, permetti, di fatto, però, che la disaffezione sì, permetti, che si è creata colpa dai laziali, permetti, fermo Ste, permetti, scusami, sì, scusami, ma se c'è nostra questa situazione nella Lazio, cioè se noi siamo disabonati, ma anche se cerchiamo di far essere disabonati gli altri, no, io dico chi non va allo stadio, no, chi va allo stadio io lo rispetto, no, chi posso non va andare allo stadio, oh, dico, chi non va allo stadio per colpa di Lodito, a me sembra una follia, perché questa è, ognuno dire, quando tu parli di Lazio 1 e Lazio 2 per me è una follia, non mi pare, non mi pare, non mi pare, non mi pare, però io dico semplicemente questo, che ognuno ovviamente è libero, no, di fare le sue scelte, ma che poi se la gente non va allo stadio è perché lo diciamo noi, mi sembra veramente clamoroso. Non la gente solo, non va allo stadio per solo, altri motivi, anche no? Perché, scusa, devo purtroppo chiudere, anche perché avrebbe vinto, era meglio Clinton, se ne parlavamo prima, perché c'era più tempo, dimmi. No, voglio solo dire, ma adesso il popolo laziale è diviso, no? È chiaro, vabbè, no? Non è diviso, cioè il problema, vabbè, è che dai, vabbè, Vincenzo, è colpa, dobbiamo chiudere, è diviso, c'è chi la pensa in un modo, dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere, dai, ma parlo almeno dalla mia, con l'Ensini non è successo, con Casoli non è successo, con Calleri non è successo, con non è successo, è successo con Lodito. Fatte la domanda, ma io, fatte ma, una ma domanda. Io, no, ma io ti faccio anche una risposta, ti dico che secondo me, per come è la situazione adesso, arriva una nuova proprietà, e io ne sarei estremamente felice, arriva una nuova proprietà, dopodiché, arriva una nuova proprietà, dopo due partite, che la Lazio pareggia, e dopo due accademi che non ci fanno, e due siepi che vengono pagate, il giardiniere che viene pagato di più, dopodiché ricomincia la stessa storia. Probabilmente un altro, perché ormai è passato il concetto che il tifoso non tifa a prescindere. Ma perché l'Academy non la fa, lo dico? No, invece finora è sempre stato così. Perché l'Academy stato così. Però non è più così. Fermi, no, oh, Vincenzo, io devo chiudere. Non contano i risultati. Devo chiudere, vi chiedo scusa, sono saltati i messaggi.